Beh, probabilmente la mia presentazione sarà un po' meno così creativa del mio collega Filippo, però insomma vi racconterò comunque quello che ho fatto fino adesso e cosa mi ha dato il mio corso di laurea. Sono bassino. Innanzitutto io mi presento, io sono modenese Silvia, ho 23 anni e mi sono laureata qui a dicembre dell'anno scorso con una tesi sulla machine learning dal titolo Image Annotation e GWAP, come coinvolge gli utenti nel processo di annotazione. Attualmente sono impiegata come user designer e programmatore lato client presso l'Expert System, che è un'azienda italiana che crea sistemi di analisi semantica. Io ho scoperto questa azienda alla fiera Job Orienta di Verona, dove loro avevano un chiosco. Ho visto cosa facevano, quindi ho detto, proviamo a mandare un curriculum. Mi sono presentata sia come programmatore, data anche la formazione che c'è qui, sia come designer, e sono stati molto attratti dal mio titolo di laurea, quindi questa laurea in interfacce e tecnologie della comunicazione, e credo che sia stato quello un po' quello che ha spinto, diciamo, a farmi entrare nell'azienda. Io qui ho svolto uno stage di 6 mesi che si è concluso 2 settimane fa e attualmente mi hanno assunto con un contratto a progetto per il momento, ma con future prospettive molto, molto rose. Durante il mio stage mi sono occupata principalmente di due programmi. Nella prima fase, diciamo, mi sono occupata di uno sviluppo di una piattaforma che crea tassonomie linguistiche. Non sto a spiegarvi insomma cosa sono, perché è un ambito particolare della linguistica. Io qui cosa ho fatto? Sostanzialmente programmatore lato client, quindi lavorando con JavaScript, HTML, CSS, e soprattutto ho riprogettato la loro interfaccia grafica perché insomma si vedeva che era fatta a puro piacere insomma del programmatore. Quindi sono andata qui a intervenire portando le mie conoscenze di esperienza utente. Poi nella seconda fase del mio stage ci sono stata affidata un altro progetto e anche qui sono andata a riprogettare quasi da zero l'esperienza utente su un'altra loro piattaforma. Mi sono anche qui occupata di programmazione e sia lato client che lato server, e soprattutto qui per riprogettare l'interfaccia grafica abbiamo fatto moltissimi studi di usabilità. In particolare, poi per completare un po' questo progetto, ho dovuto conoscere innanzitutto la piattaforma in quanto era già sviluppata e già utilizzata dagli utenti finali, quindi abbiamo fatto diversi studi utente per capire quali erano i problemi, come poter migliorare l'interfaccia grafica. L'ho disegnata sostanzialmente e poi sono andata a implementarla. Adesso questa piattaforma è in fase di test, in quanto l'abbiamo completata poche settimane fa, vedremo i risultati del mio lavoro. Il mio corso di laurea, come spero darà anche a voi, mi ha dato le conoscenze di base della programmazione. Ci sono i corsi di Java e di C++ e quindi permette un po', aiuta a pensare come un programmatore, quindi quando io vado a implementare le interfacce che creo ho già un'idea su come poterla sviluppare, anche se devo dire forse che per mia esperienza forse è più utile lato client, quindi con JavaScript, HTML e via dicendo. E poi ovviamente le conoscenze della psicologia, in quanto sono andata anche a prendere spunti dalle teorie della percezione, teoria dei colori e anche sull'attenzione. E poi le conoscenze del progetto di design, cioè io come interfaccista cosa devo seguire come flusso di lavoro per creare un'interfaccia. Vabbè, ovviamente quali sono poi i bisogni e i requisiti degli utenti, come andarli a riconoscere, ad indagare, realizzare anche dei mock-up o comunque dei prototipi che almeno nella mia esperienza hanno aiutato parecchio, in quanto ci permettevano prima di implementare di capire se stavamo andando nella direzione giusta o meno. E forse magari ci stava qualche ora in più di grafica, non si sa, insomma, magari verrà introdotta prossimamente, però. E poi principalmente tutte le conoscenze dell'interazione uomo-macchina, che sono quelle che io applico praticamente tutti i giorni quando lavoro. E quindi l'architettura dell'informazione, i meccanismi che avvengono quando un utente interagisce col sistema,
gli strumenti, quindi le interviste, i questionari o altri per studiare i bisogni dell'utente e anche la gestione degli errori, insomma, perché tutti sbagliamo quando, lavoriamo con qualche strumento ed è bene anche non far sbagliare le persone. Quindi, riassumendo, direi che questo corso di laurea dà una formazione multidisciplinare, in quanto spazia dalla psicologia alle scienze cognitive, all'informatica e all'interazione uomo-macchina. A me personalmente ha dato un nuovo punto di vista. Io ogni volta che sono a contatto con un sistema mi chiedo: questo sistema è progettato per me, che sono io l'utente finale? Soddisfa quelli che sono i miei bisogni, le mie esigenze? E quindi credo che sia un livello intermedio necessario, secondo me, ormai tra il sistema e l'utente finale. Ecco, grazie.